Salve a tutti ragazzi, questa sera vi parlo come trasformare un autoradio USB della macchina in autoradio lettore CD. Molti di voi avranno sbagliato a comprare l'autoradio, magari solamente USB, oppure gli manca il desiderio di ascoltare musica al CD, anzi DVD. Allora, in pratica parole, l'autoradio è così, diciamo, ha solo l'USB. Se voi potete rimediare, diciamo, un lettore DVD di un computer portatile, così, diciamo, no? Acquistate, io l'ho acquistato su Amazon al prezzo di 3-4 euro, un connettore SATA che va dietro con 13 pin, dietro il lettore e finisce con due prese USB, capito? SATA che finisce in due prese USB per il lettore portatile. Comprate questo 4-5 euro e lo collegate. Adesso lo collego dietro. Secondo solo. È notte, non si vede bene. Allora, io l'ho collegato. Vedete? Qui dietro. Dopo il lettore DVD lo potete mettere dove volete, per esempio qui. Attaccato con un adesivo, oppure sotto, di lato, dove vi pare a voi. Oppure sopra il sedile. Allora, le prese USB. Allora, una va alla radio. Qui. Vedete? E una dovrebbe andare, praticamente ho comprato un attacco che praticamente da USB ridà al accendisigaro, buono anche per ricaricare il cellulare. Allora lo mettiamo. Allora, vedete? Ah, non si vede bene. L'ho messo. Allora, siccome non ci arriva qua tutte e due le spine, dovete comprare, se non ci arriva a voi, a me non ci arriva, un USB, una prolunga USB, maschio e femmina. Una prolunga, vedete? Allora, attacchiamo la prolunga, questa qui, qui. Ho attaccato la prolunga. Allora, questo qua andrà alla radio, così, così, vedete? E questo qua all'alimentatore. Dovrebbe pure illuminare blu, vedete, fa una lucetta blu, però non si vede. Adesso vediamo se funziona. Accendiamo la radio. Allora, come accendiamo? Si accende la lucetta e c'è scritto reading, no device. Ah, dobbiamo scegliere l'autoradio AUX. Allora, vediamo se funziona. Questa è la prima prova che faccio. Accendiamo, vediamo. Sì, funziona, si è aperto. Allora, mettiamoci il CD. Ah, mi rimane.